Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sembra purtroppo essere un vero e proprio calvario quello di Bergoglio, che nuovamente è stato male, è stato portato all'ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni non sono eccellenti e dunque ancora una volta Bergoglio non sta bene. Auguriamo naturalmente pronta guarigione, auguriamo ogni bene, fermo restando che dal nostro punto di vista, come abbiamo provato a chiarire nel nostro libro La fine del cristianesimo, Bergoglio non è il Papa, per l'ovvia ragione che Ratzinger nel 2013 rinunziò al ministerium e non al munus e quindi rimase Papa pur non esercitando più il ruolo attivo di Papa, sicché Bergoglio, per la contraddizione che non lo consente, non poté mai essere Papa proprio perché Papa rimase Ratzinger. Fatta questa piccola parentesi, bisogna capire ora cosa potrebbe accadere in seno alla Chiesa di Roma, considerando il fatto che Bergoglio evidentemente non sta bene, considerando anche il fatto che lo stesso Bergoglio in più occasioni ha ammesso la possibilità esplicita di dimettersi, come usa dire, di abbandonare, di compiere una rinunzia a un titolo che non ha, secondo quanto abbiamo chiarito, ma una rinunzia rispetto a un titolo che gli viene attribuito. Quindi paradossalmente, se dovesse accadere, Bergoglio rinunzierebbe a un titolo che non ha, perché non è Papa, come dicevo, ma che gli viene dai più attribuite, quindi ci troveremmo nella situazione in cui egli stesso si troverebbe finalmente a essere non più riconosciuto come Papa, senza in realtà che mai sia stato Papa. Ecco, sarebbe una situazione a tratti paradossale, come paradossale è del resto la situazione in cui versa la Chiesa di Roma, che dal 2013 ha un Papa in sede impedita, Ratzinger, e che dal 31 dicembre 2022 si trova con la sede vacante, dato che l'unico Papa legittimo, Ratzinger, è passato a miglior vita e quindi la sede di Roma, che era impedita, è divenuta sede vacante.